Cuori bianconeri, ben ritrovati da Feldkirchen, dove l'Udinese tra pochi minuti scenderà in campo contro la squadra locale per questa sua ennesima amichevole del ritiro. È iniziata in questo momento la gara, è partita ufficialmente Udinese Feldkirchen con i bianconeri che ripartono subito dalla difesa sulla sinistra, il pallone che viene gestito da Armero. Ancora Armero, Armero entra in area, Armero il cross per Terò che sbaglia, un gol incredibile, non da Cyril. Un errore del genere, difatti sorride il francese. Rivediamo il replay, porta sguarnita, con il destro se la butta sul sinistro. Erroraccio di Cyril. Angella addirittura, cross di prima intenzione sul secondo palo e sfera che finisce di nuovo fuori. Errore di Koné, che ha cercato il gran gol al volo, ha colpito con il destro il calciatore greco. Rivediamo nel replay. Palla che si è impennata e non è finita in rete, dunque sempre 0-0, ma terza grande occasione per l'Udinese. Terò, serve Koné per Alfredson, ancora Pick che riesce a respingere il tiro dell'islandese, ancora un corner. Matte Alfredson, c'è De Nilsson, corto, subito De Nilsson, De Nilsson forse si trascina via il pallone, no, riesce a rimetterla nel mezzo e arriva finalmente il gol da parte di Gabriele Angella e lui a sbloccare la partita, cross bellissimo di De Nilsson, ha inzuccato bene Angella, è un po' la specialità della casa questa per l'ex difensore del Watford. E allora al 26esimo Udinese 1, Feldkirchen 0, la rete di Gabriele Angella. Però sta dando quell'equilibrio, quella qualità davanti alla difesa che è in grado di dare. Ancora una grande occasione per l'Udinese con Terò, poi porta vuota Koné, che cosa ha sbagliato il calciatore greco, che a porta non sguarnitissima perché c'erano due difensori del Feldkirchen. Comunque ci ha battato completamente l'intervento. Rivediamo l'azione, cross di Alfredson, uscita di Pick, questa volta non bene. Interviene Terò, Pick non è di nuovo perfetto, Koné lo salta e poi incrocia troppo il destro, sfera che termina addirittura negli spogliatoi. Koné per Eden Nilsson, gran pallone. Eden Nilsson morbido per Terò, eccolo lì, il gol da parte di Cyril Terò. Era stato Perizza, primo giocatore a cercare il tentativo. Pick l'ha tenuta lì e poi Terò a porta sguarnita non poteva sbagliare. Rete che dovrebbe essere stata convalidata. Il francese avanza lui, ancora Terò, si è sovrapposto già Armero. Terò riesce a servire il colombiano che crossa sul secondo palo dove c'è Koné che appoggia ancora per Terò. Pick. Che parata da parte di Pick su questo destro al volo di Cyril Terò, intelligentissimo Koné a trovare il francese che aveva seguito l'azione, volato Pick, che davvero si sta facendo apprezzare tanto in questi 37 minuti di gioco. Palla a Perizza e poi la difesa austriaca è riuscita a rinviare. Alfredson, e poi arriva il 3-0, gol di Eden Nilsson, realizza allora anche il brasiliano. Questi cross mettono sempre in ambascia la difesa del Feldkirchen, esce anche qui non benissimo Pick, Eden Nilsson a porta vuota trova il 3-0. Terò entra in area di rigore, ancora Terò, serie di finte, Terò tunnel, poi Perizza, incredibile intervento sulla linea di Udelist che salva tutto. Rivediamo Perizza, Udelist piazzato proprio lì con Alfredson, cerca subito di imbeccare Koné che riparte da Felipe, ancora Armero, controllo con il sinistro di Armero che scatena la corsa di Panagiotis. Koné entra in area di rigore, l'esterno per il destro da parte di Cyril Terò che trova così la sua doppietta. Udinese che vola sul 4-0, 50 minuti sul cronometro, assegnato ancora una volta Cyril Terò. Due sponsor diversi nella stessa partita, su maglie diverse, cosa davvero difficile. Attenzione a questa rovesciata da parte di nuovo di Cyril Terò che ha sfiorato il 3-0. Rivediamo lo stacco di Felipe e Terò che si coordina in rovesciata, non ha colpito benissimo Cyril. Negli interventi abbiamo visto nel primo tempo due interventi piuttosto al limite del fallo. Occhio Marco qui, grandissima parata di Rauniker su Armero, perdonami, ma grande chance per l'Udinese. No, no, ancora una volta però abbiamo visto come i traversoni siano l'arma in più. Iniguez, Peñaranda, vediamo cosa inventa il venezuelano, cambia tutto sul secondo palo, molto bene per Koné che si affida a Terò, Terò col sinistro, eccolo, il terzo gol di Cyril Terò che vuol dire 5-0 per l'Udinese, gran bell'azione Marco, questa volta Cyril si è immediatamente fatto perdonare l'errore di qualche secondo. Armero
nello spazio per Panagiotis con cross sul secondo palo, non riesce a trovare la deviazione Peñaranda e poi il gol da parte di Eden Nilsson, doppietta per il brasiliano, bellissimo destro di controbalzo per Eden Nilsson, gol che vale il 6-0 per l'Udinese. Eccolo il fischio da parte dell'arbitro, Udinese batte Felkirchen per 6-0, tripletta di Terò, Angella e Eden Nilsson. E poi è arrivato anche il gol da parte di Eden Nilsson, sempre, giusto Marco, perdonami, proprio nei minuti finali. E quindi 6-0 per l'Udinese, che domani replicherà alle 18.